Ma ciao Love! Allora, questa è la svoltona, questo è il mio telefono, il mio J5 nuovo. Io avevo pure delle cover del J5 che però non ci vanno in questo, quindi non so per quale losca ragione. Allora, questo è un giacchettino che ho preso a... Ah, sì, Argo. Ho capito, ogni tanto lo chiamo Axe, tanto lo chiamo Argo. E è il giacchetto che ho preso al mercato a 10 euro, bellissimo. Io sono truccata da stamattina, mi sono strusciata al mio amore tutto il tempo, quindi mi sono andata via tutte le sopracciglia. Ed è venerdì sera, siccome Ugo lassù, no, amore, no, stasera non so se lo vedete, ma si fuma, quindi è freschino. Ugo, io ascoltami, guarda, ora abbiamo deciso di comprare questa pettorina perché comunque così non si può vivere. E tanti, alcuni di voi mi hanno chiesto appunto di farvi, scusate, no, qui si vede la macchia, di farvi un vlog. Stasera è freschino, di farvi un vlog del fine settimana. Siccome i nostri fine settimana non sono poi così, oh mio Dio, casco. Non è che sono così esagerati, cioè non facciamo niente. Quindi praticamente cosa succede? Vi faccio... Oggi è venerdì sera. A parte c'ho una bolla nella lingua, un bollicino fa male cane. Ma cane. Aspettate perché... Ok, ora vabbè, poi... Ughino, amore, vieni un attimo, aspettate. Allora, lo spettacolo di questo cappuccio è che mi c'entra pure i capelli. Allora, oggi l'ho tenuti comunque legati perché io, raga, sciolti gliela faccio. Ma niente di che, proprio la crocchiona. Madonna, è freddo stasera. Cioè, oggi si stava bene. Ieri sera era pure, no, caldo, però ieri sera si stava da Dio. Io avevo questo qui grosso, senza niente sotto, mentre stasera si gela e sotto c'ho il golf. L'ho tenuti legati tutta la sera. Vedete, mi ricordo pure quello che dico, cioè veramente questa è una svolta. E la mia amica Shigal me l'ha detto: amo, ti trovo molto più, cioè i discorsi e fate li ricordi, questa è una svolta. E praticamente niente, l'ho tenuti legati tutto il tempo e quindi fa male un po' la testa. E quindi mi è stato chiesto di farvi questo video del fine settimana, ora che finalmente ho il telefono decente, perché l'altro veramente, a parte che non era possibile perché comunque non, la camera era veramente pessima, cioè non vedevi, cioè era brutto. E ora che finalmente ho un telefono decente, ora domani dovrò andare comunque a comprare una cover, brutta o bella che sia, una cover da 5 euro, una cover che mi protegga il telefono perché questi sono estremamente delicati. Ho fatto l'assicurazione sul telefono che se si sciupa 40 euro all'anno e se si casca, perché a me mi cascherà spesso. E niente, vi facciamo un piccolo vlog del fine settimana, naturalmente niente di che perché domani andiamo in città, poi viene il mio amore a dormire da me perché domani Pippi ha i 100 giorni d'esame. E niente, basta. Vi volevo soltanto far vedere che stasera è freddo. Il trucco mi ha retto tutto il giorno: c'ho le ciglia finte, c'ho il fondotinta della Yves Saint Laurent. E vi posso garantire che ha tenuto tutto il santo giorno, senza primer addirittura. Però è rigaso 50 euro di fondotinta, cioè. E mi ero data l'Huda Beauty. Che però, no, Ugo di lì no, che però non mi ricordo il nome, che è quello tendente al rosso ed è un rosso bello borgognoso. E adesso mi arriva, ho fatto una collaborazione con un sito di questi tipo cinesi, mi hanno richiesto la collaborazione e mi hanno dato diversi soldini, sui 100 dollari, insomma. E siccome ho notato che avevano un sacco di make-up di quelli, allora voi lo sapete, io sono la regina dei fake, no? Ed ho visto, l'avevo già visto questo video a The Lady, alla c'è la Gina che ci viene dietro, come faceva Tortorella. Guardate. Gina! Non so se l'avete vista. Allora, lei ci viene dietro, ve lo ricordavate, Tortorella, il mio bambino. Lei ci viene dietro uguale quando si viene fuori. L'avevo visto a The Lady sto video, però io l'avevo già fatto tempo indietro. Vi ricordate un botto di tempo fa che avevo preso dei prodotti fake, Urban Decay, finto, eccetera, eccetera. E niente, ho deciso di prendere questi prodotti perché voi lo sapete, a me i fake piacciono tanto perché comunque ce l'ho.
E quindi ho visto un bel po' di prodotti e anche dei lip specialmente molto molto belli. E allora ho deciso illuminanti a randello. Fondi no, perché quel fondo che per esempio presi della Fenty, che poi era un fake, che però inizialmente doveva non esserlo. Vieni Ugo, però poi lo era, ma infatti il prezzo era assurdo, però io l'avevo capito, era fake, non so, stupida, però era veramente un troiaio, cioè, allora io fake li uso, ma raga, quelli non so fake, cioè, quelle, cioè, come fondo, sai, fino a che si parla di ombretti, mascara, no, il mascara son, fanno schifo, però lip, ombretti, palette, illuminanti, ok, ma il resto fake non ci sta, cioè, specialmente i fondotinta non vi reggono niente, non hanno coprenza, non hanno colorazione, quindi zero. Quindi niente, domattina mi alzo, vi faccio un paio di video alla nuova buona con questo e poi vi faccio il vloggettino del fine settimana. Salute Ami. Va bene, dai, io vi saluto perché ho il braccio intorpidito e le dita lo stesso. Vi mando un bacio e ci vediamo domani. E niente, da me è freddo, spero da voi sia meno freddo. Ciao my love. Ah, mi volevo fare il piercing qua, Brigio si dovrebbe chiamare. Ad Aline non piace, quindi non me lo faccio. Però peccato perché l'avrei voluto fare. Ora vediamo se riesco a convincerlo. Tanto me lo faccio e lo tolgo. Mi sta finendo il tempo. Ciao love. Ugo, ma guarda. Buongiorno love. Mamma mia, ola cieche, qui un freddo si pipa. Io ho fatto colazione. Fette biscottate con la confettura alla fragola. Ieri sono andata in città per vedere di prendere una cosa abbronzante perché mi è finito. E volevo prendere quello di Bottega Verde a 8 euro. Sono andata a pagarlo 16,90. Cosa? Non pagherei un'auto abbronzante e poi tutto è pure poco buono. Di Bottega Verde a 16,90 mi si riparano. Quindi ora devo mettere i soldini nella carta perché l'ho trovato. A parte il Saint-Tropez è buono. E poi il Saint Moritz l'ho sempre usato. 5-6 euro te lo prendi. E quelli sono buoni. E cazzo, oggi è freddo. Ieri si stava bene, no, ieri l'altro si stava da Dio. Di giga oltre anche nella scheda mi fa storie dicendomi che non c'ho spazio. Vabbè, speriamo bene. Ok, allora il mio babbo non sta bene, tanto per cambiare. Speriamo bene, però non si sente bene. Si pensava ci avesse un po' di influenza da un paio di giorni. E niente, io ora stamani do una sistemata a casa, giusto due cose oggi, poi sistemo qualche, il video l'ho messo ieri, quello dei prodotti finiti, e poi si fa pranzo e poi dopo viene Aline, quindi ora vediamo, non so dove andare un po' in città, ma non lo so, perché se il mio papà non si sente bene io devo stare a casa con la mia nonna, quindi, perché c'è da fargli lo stick, tutto quanto, quindi niente, va bene, dai, vi saluto perché mi fa un freddo buioni, ci si vede dopo perché, oh mio Dio. Allora, stiamo uscendo io e Pancrazio, c'è la Gina qua che se la dorme. Boh, vieni amore, invece di entrare in casa, boh. Se la vuol dormire, per te Mimmo, io lo sapevo, dovevo cominciarlo dopo il video. E che cazzarola! Fermo, Ughino, se no ce la famo proprio. Ora lo voglio sciogliere un pochino perché se no. Allora, questo telefono comunque senza cover è impossibile da tenere, cioè completamente impossibile perché fino e leggero sembra di non averlo neanche in mano. E poi è liscio, cioè il tempo, meno male ci ho fatto l'assicurazione sulla vita. Andiamo qua. Rimaniamo incastrati nella siepe. Allora, il mio babbo è andato a farsi dare un'occhiata al pronto soccorso, però aspetta Ugo, mi ha chiamato adesso la mia mamma e sta bene nel senso che ha una broncopolmonite, noi si pensava peggio. Cioè noi no, era lui che diceva di avere, Dio, che cazzo, dei dolori insomma un po' pesanti. Guardate te stamattina la situazione. Ovvio. Mi dica che c'è Ani, lo voglio sciogliere un pochino. Oh, via. C'è. Ok. Quindi devo assolutamente in tutti i modi oggi comprare una cazzarola di cover perché altrimenti mi dura
quanto è un grillo un Greta, come dice il mio babbo. Mi sono messa sulle labbra un lip di Guerlain che avevo comprato ai tempi, e ora è un bel po', però è rosa e è lo stesso identico colore delle mie labbra, quindi fa schifo. E quindi ci ho spiattellato sopra quelli che praticamente sono, non so se è una copia dei NYX o è, no Ughino amore, vieni che ti sciolgo, dai, tanto qui se no, aspetta. Oh io, signore, come potete, oh via, su, siamo calmi, non ci arrabbiamo, fermo, vieni qui che ti sciolgo, vai, ok, e ce la farò, ok. E quindi niente, a me non piacciono i lip dello stesso colore delle mie labbra. A parte non vedo un accidente con questa luce. Poi ho messo un po' più chiaro il coso del telefono. A parte c'ho già le scarpe fradici. Poi qui c'è uno zozzo che non vi dico. Però mi tocca stare qui perché più là non ci posso andare. Altrimenti lui deve stare qua, insomma. E, non mi piace il colore delle mie labbra, ecco. Non mi garbo, non c'è niente da fare ora, oddio, non ci avevo pensato, mi si inzuppa. E niente, vi sto portando con me, questi sono i miei fine settimana. Una ragazza mi fa, ciao Cami, io ho un figlio, no? Vorrei che tu mi facessi un vlog del tuo fine settimana, così mi fai capire com'è che svolgete, insomma, come ti diverti, come stacchi la settimana. Io non è che stacco le settimane, io le ho tutte a fila le settimane. Io oramai non stiamo staccando un cacchio. Sono sempre a casa, bimbe, perennemente sempre a casa, quindi ora abbiamo deciso di andare a ballare una sera, vediamo se ce la facciamo, e vogliamo andare a ballare un po' d'hardcore, però, oh porca troia, quando è possibile, se voleva andare al Mastro Hardcore, Mannini, costa, e ora no, cioè ci sarebbero pure i soldi, ma io ora non posso spenderli, cioè non li possiamo spendere, mi sa stoppi un attimo perché mi devo chiudere il giacchetto, via. Mentre riprendevo il telefono mi si è stoppato, naturalmente era troppo bello, volevo farlo tutto attaccato, vabbè, ma tanto che cretina, poi le devo riattaccare. Allora, questo giacchetto io lo amo, voi potete capire che caldo che mi fa, è bellissimo, poi c'è questo pelo che è morbido ed è plastica, è plastica sia quello addosso che il pelo qui, e niente, quindi ecco, io non stacco la settimana, bimbe, ora come ora non la stacco. Pulce, scusatemi, ho chiamato la mia migliore amica ma non mi prende il telefono. Ho aumentato la luce e ora vedo. Comunque questo giacchetto. No, no, Ugo! Qui è spettacolare, caldo, bestia. Tutto plastica, naturalmente. E l'ho già detto. E che volevo dire? Niente, io bimbe non stacco la settimana e non faccio un accidente di niente. Io e il mio amore non facciamo niente di niente. Ora vediamo se riusciamo. Tanto dobbiamo riprendere io la macchina. Cioè tutte e due non abbiamo la macchina adesso perché la Twingo è andata, la mia lo stesso, abbiamo di Velto 50 macchine, quella di Aline c'è ma ce l'hanno i suoi, cioè il suo babbo che anda al lavoro, quindi comunque ora a fine settimana andiamo a ballare da qualche parte e ce la farò? Io penso di no, la mia amica sta cercando di chiamarmi a manetta, la mia migliore amica. E questo è, quindi niente, dovete, sì, io prima sempre staccavo, cioè vi presento Gianfranco e Alfredo, cioè io sono piena di bimbi, ma è stata piena di bambini così, cioè io fo veramente schifo al cazzo, non vorrei essere volgare, però dai, si può vedere, si può guardare, ma poi nel mezzo mi è venuto qua. E ancora non è pronto da essere strizzato. Mentre questo... Fermo, Ugo! Questo qui, secondo me... Vi faccio vedere i miei bollicini. È uno spettacolo, cazzo! Come l'ho? Invece questo, secondo me, è anche da strizzare. Comunque... Come al solito mi leggo i capelli. Gna, faccio se non l'ho legati. Io, gente, non ce la fo. Non ce la fo. Il problema è che... Mi osano, mi firano, capito? Ughino, amore, mi fai soffrire. Cioè, io veramente, guarda, è una sofferenza portarti in giro. Scusate, eh? Va, bimbe, dai. Io cerco di portare... Non ci penso, capito? Poi lo porto a giro, ma non ci si fa. No, Ugo, basta, dai. Qua giù, forza, ti sciolgo se te devo fare due parti. Io non la faccio, cioè, mi spolpa proprio, mi spolpa.
Ora si comprerà sta pettorina, glielo ho detto al mio babbo. E niente, dai. Comunque, staccare il sabato, sì, andate a ballare, andate, cazzo, non so, a bere in città, andate al pub, andate da qualche parte. Il sabato comunque si deve staccare, eh. Il sabato bisogna staccare, perché... Ugo! Dove cazzo la vai? E uno non deve ammazzare. Il sabato bisogna staccare perché durante tutta la settimana uno lavora, cioè più o meno io non ho mai avuto il sabato perché comunque io lavori ho avuto il sabato ero sempre di lavoro, cioè non è, io non ho sabati e domeniche, no? Però voglio dire, è giusto che uno il sabato stacchi. Poi vabbè, quando c'hai i bimbi di mezzo, ragazzi, è impossibile, dai. Quando uno fa un bimbo il bimbo ti lega, il bimbo è un impegno, raga. Se non sarebbe un bimbo, cioè. Vieni qua, ora lo sciolgo qua, eh. E il bimbo ti lega a bestia. Però è una gran soddisfazione. Ora noi, ora, io a parte sto invecchiando. Oh, io sto invecchiando. Se famo un bimbo a breve, io sto invecchiando e poi non faccio più. Perché, oddio, mi cala la palpebra, cioè mi cala la treccia. Oh, vai, vai, guarda, ti sciolgo, non voglio sapere più niente. Vieni qui. Vieni, ti ho buttato in terra, amore. Vai. Oi, oi, guarda, cioè mi sverna. E il bimbo è un impegno, e quindi, cioè, ragazzi, quando si fa un bimbo poi è anche raro staccare, cioè, se non avete i genitori che ve lo guardano, dov'è che lo mettete? Il bimbo è il bimbo, quindi, vabbè, comunque, niente. Qua è freddo, è un freddo cane, sono stati dei giorni anche. Io non riuscirò mai a guardare sto benedetto pallino, però. Eccoci. Ecco. E comunque questo lip, io ci ho aggiunto un po' di scuro questo qui. Cioè, dai, sono guardabile. Mamma mia, cioè, sono pessima. Ci ho aggiunto un po' di lip scuro, ma è il colore delle mie labbra, quindi non è che mi facciano impazzire a me questi colori, anzi per niente. Mi voglio fare sto piercing, ma Alin non piace dove me lo voglio fare, però me lo farò lo stesso, nel senso, tanto me lo faccio e poi me lo tolgo se proprio non gli piace. Perché è l'unico piercing che non ho mai avuto, anche se effettivamente avendocelo grande come una casa. Non posso, cioè già si vede di brutto. E niente, figliole, dai, qua vi faccio vedere dov'è Ugo. O la mamma della mia amica mi ha fatto stiantà. Allora gli ho detto, facevo video su YouTube, mi ha detto, ora ti guardo, ti guardo. Che l'altro giorno mi ribecca, mi fa, oh, io non ti guardo più, cioè sei logorroica da fa paura. E gli ho detto, effettivamente, gli ho detto, pensa. E ora comunque un discorso abbastanza che è. Un discorso abbastanza, cioè se parto un discorso poi lo finisco, o se ne comincio uno poi ne finisco un altro, altrimenti prima c'è neanche quelli, altrimenti prima cioè facevo un discorso, ne partivo un altro e non finivo né l'uno né l'altro, quindi cioè penso che ascoltarmi, quindi veramente bimbe, chi mi segue mi vuole bene. E oltretutto, ah, ho però notato una cosa, cioè la durata dei miei video, cioè, e con questo chiudo, vengono seguiti per 4 minuti e poi stoppati. Quindi, ragazzi, ma che mi guardate a fa? Cioè, ma infatti io me lo sono sempre chiesto, com'è che la gente mi guarda? Ora, dai, ora oggi vorrei fare un video vi vorrei raccontare insomma un po' di cose mie. E ora vi ho lasciato un commento ieri sera sulla community e vi ho detto, bimbe, datemi, guardate quanto è brutto questo tumore. Ah, sono aumentate di altri 20 centesimi le sigarette. Io prima facevo conto pari perché costavano 5 euro, ora sono 5,20 e mi rompe veramente le palle. Sto cercando un altro tipo di sigarette mi possa piacere, ma oramai mi sono abituata a queste. E o fumo veramente meno, cioè veramente pochissimo, perché è veramente una spesa. Il tabacco non ne faccio, non lo fumo, non lo fumo. E quindi smetterò di fumare anche quello, va bene. Ecco, avevo iniziato un discorso, però adesso non mi ricordo più veramente. Vabbè, no, questa volta non me lo ricordo. Niente, ah sì, vi volevo fare un video, ho fatto delle domande, ora quindi dopo, ora c'ho da fare da mangiare alla Leda, perché la mia nonna gli è risalito il diabete. Quindi niente.
Però se avete qualche dritta per qualche video, volete che faccia qualche video, ditemelo. Poi certo, bimbe, non video troppo. Lo sapete, io non è che faccio. Però se volete anche qualche argomento che vi interessa, magari sentirne parlare, che cacchio ne so. Ora ho da fare alcune collaborazioni con delle mie care persone e le farò, però mi sono state richieste altre collaborazioni, bimbe, io ora non posso, cioè, prima le faccio con le persone a cui le ho promessi da tempo. E guardalo, guardalo lui. E poi se volete si può fare qualche collaborazione, tanto per mamma mia, per me va bene, insomma, cioè. Ok, dai, ora fumo sta cicca, non so più che cacchio dirvi, quindi non mi voglio tenere qui a essere logorroica. Mi ero messa gli occhiali, ma tanto questo tempo, sti occhiali sono pure brutti. Li ho presi l'altra mattina a 2 euro, che sono pure storti, rosa. E, ma poi come se non lo sapesse che sto in un posto che non prende il telefono, sta testona. Una vita mi conosce. Sono pure brutti sti occhiali, raga. Mamma, è brutti. E niente, ok. Quindi niente, dai, vado a fare il pranzo all'Eda e poi cercherò di fare sto video. Vediamo un attimo, tanta Linna arriva verso le 4. Che tempo del cazzo, però. Erano venute le giornate bellissime, un sole splendido. Io andavo a giro con il giubbotto di pelle, il chiodo di plastica, ecco, mettiamola così. E niente, comunque... Io mi sto rendendo conto di essere veramente una persona a parte, perché vedo un sacco di gente che si veste, io mi vesto, secondo me, normale. Vedo alcune persone che si mettono delle cose che io non mi metterei nemmeno fossi veramente, mi dicessero, cioè, o te lo metti o ti ammazzo, ammazzami, cioè, suicidami, muorimi, ammazzami, fammi fuori perché non me ne metto. Ieri con Aline siamo andati da un cinese, c'era un paio di scarpe, ve le avevo fatte vedere. Tipo a mocassino con il pelo dentro, cioè la cosa più orribile, mostruosa, invereconda della vita. Vabbè, comunque io e la mia candidudine, candeggina, mamma mia, sono bianca come un morto. Avevo una bella pelle olivastra, niente, con gli anni pure estinta mi sono... E quindi niente, dai, vi mando un bacio, casomai ci vediamo dopo, vi faccio un altro pezzo. E chi si è visto. Ciao, love. Ce la posso fare, eh. Deliziare di una cosa che non vedrete mai più nella vita, quindi guardatela per bene. Kami ai fornelli. Allora, Kami ai fornelli si rischia di prendere delle malattie molto serie, perché Kami ai fornelli è pessima. Però, visto che... Sì, sto pessima, però... Dovrei riuscire a fare almeno panna e prosciutto. Allora, il prosciutto mi sa che non ce l'abbiamo. Allora, il mio babbo sta bene, gli è venuta solo una bronchite, quindi siamo tutti molto più tranquilli. La balda è scappata, ve la facevo vedere. Sappiate che la balda è una micia in miniatura. A 6 mesi rimarrà così, piccolina. E io sono mezza nuda praticamente. Allora, mi è venuta una specie di irritazione, ve la faccio vedere. Mi è venuta una specie di irritazione intorno al piercing. Vedete? Che è leggermente più scuro, ma è un'irritazione perché proprio mi prude. Quindi ora ci sto mettendo la cosa. Mi mandarono dei campioncini della... dai, quella con la bava di lumaca. Ecco, e questa è la Gina. La Gina è diventata pure una gatta abbastanza gestibile. Ora si fa pure toccare. E ci sto dando quello. Per le cicatrici, per la roba lì, ok? Allora dai, comincio. Volevo farvi vedere qualcosa, ma così vi faccio vedere la mia incompetenza. E ho messo nel bollitore l'acqua, perché noi abbiamo il bollitore e in 2 minuti si bolle tutto. Anche una persona si potrebbe bollire. Allora, vediamo, eh. Poi sto telefono non c'è sta. Accidenta la puttana Eva. Meno male è cascato qui, meno male è cascato. Dai ragazzi, non è possibile, ma scivolano di mano. Cioè è un telefono del cazzo. Senza la cover non le puoi tenere, dai, sti telefoni, è impossibile.
Vabbè, se nessuno mi ci batte. Vabbè, ora vi faccio vedere due cose. Allora, metto nel bollitore. E poi, dai, vediamo. Allora, panna e prosciutto. Io ci metterei il burro, che ne pensate? Qualcuno mi ha detto, ah, mi metti i pallini lì per chiedere a noi sondaggi. Fatemi sapere perché. Comunque ci guarderò, se no sembro un goloide. Allora, padella. Padella. Allora, sto pure ascoltando la musica, non vorrei che mi togliessero qualche cosa poi, eh. Allora, padella. Io non vorrei però col burro. Vabbè, ci metto, dai bimbe, devo seguire un attimo una ricetta, però non ci metto le mani. Vi faccio vedere dopo quello che ho fatto. Ora, visto che non avevo il prosciutto cotto, ci ho messo il prosciutto crudo. Vediamo cosa viene. Ci ho messo il burro, perché lì c'era scritto così. E se morirà, raga. Che cazzo. Allora, nel titolo vi ci scriverò un vlog che non avete mai visto, perché mi sa che siamo già un bel pezzo. Vi metto quel pezzo fino a qui. Fino a qui che faccio da mangiare. Quindi a me cucinare non mi avete mai visto. E quindi è. Qualcuno mi ha detto, grande Ami, che non sei, che hai mollato Octoly per... ragazzi, dai, che palle, oramai veramente, cani e porci, senza offesa, perché potrei essere io il primo porco, anzi la prima porca, e lo sono, in senso letterato, perché a me tutto mi si può dire, ma porca zero, e... mi è schioccata la mascella. E quindi c'è due palle, dai, c'è sempre la solita roba, c'è quando... Allora... Il colmo è stato quando ho visto la maschera di Glam Glow a tutti. E tutti hanno fatto il video sulla maschera di Glam Glow. Innanzitutto te Octoly non puoi pretendere che uno ti faccia un video su una cazzo di maschera. Secondo me. Però vabbè. Allora, niente. Continuo il mio lavoro di cucina. E ora apparecchio e tutto. Stavo naturalmente rispondendo ai vostri commenti, che sono il mio pane quotidiano. E adesso voglio vedere un po' quanto mi avete scritto lì in quel coso della community. Allora, mi raccomando, andate a vedere in quel, il sito del canile di La Terza, che vi lascio giù nell'info box, perché c'è veramente tanti cuccioli che hanno bisogno, ragazze. Oh mio Dio, cioè, mi dovete aiutare. Noi dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa per questi benedetti abbandoni. Vi prego, aiutatemi, perché bisogna fare qualcosa. Allora, community... Vorremmo rifare il boyfriend tag, io e il mio uomo. E quindi, magari, visto che le domande che l'abbiamo già fatte sono anche poco già fatte, cercheremo altre domande e ve lo rifacciamo, ok? Allora, qui ci siamo quasi. Ora niente, loro tornano e poi ho letto che bisogna metterla dopo la... Praticamente è già finita. Una volta cotto questo, pasta, e poi la panna ci si mette dopo. Quindi non c'è cosa più semplice. Ci ho fatta pure io. Stavo a scapparmi un rutto, non lo faccio perché sennò ve sbianco dal telefono. Poi mi ci mancano rutti e scurregge. E con questo chiudo. Belline, eh? L'altra mattina ero una mia amica che è incinta, no? E di conseguenza, essendo incinta, ogni tanto sgangia. E allora se era tutta la mattina, a me mi scappò un rutto, no? Che poi a vederci se era pure carine, no? Sistemate. Fra rutti e scurreggi gli dissi, oh, si sta facendo le principessine, proprio, cioè, dai, le peggio. Comunque, vi mando un bacio, casomai vi faccio vedere dopo The Solution finita. Vi volevo mandare una foto su Instagram, ma l'ho riscaricato e ora non ritrovo la password, quindi la devo rifare. Ora non avrei neanche tanto tempo per fare ciò. Cercherò di fare del mio meglio. Che due coglioni. Cioè, voi mi direte, ma non la potevi scrivere? L'avevo scritta, io tutte le password me le scrivo, però non mi ricordo dove l'avevo scritta. Ora mi sono fatta invece il quadernino con tutte le sante password. Mi sa che devo ingrandire le palle perché mi spariscano dentro buchi. Ingrandiamo le palle. Hashtag ingrandiamo le palle. Poi quindi, ti sto a riprendere, e quindi mi sta dando una mano, vedi, anche lui a cucinare. Sta dando una mano, è il contrario, tende una mano a me. Vabbè, dai, ora perché ha messo la pasta, cioè, vabbè. E come ve l'ho detto, avevo messo e ora si mette la panna. Sei coperto, guarda, per l'appunto. E hai tantissime fans, eh? Questo lo sai, vero?
Chiara è gelosa, gelosa maggio. C'ha una fidanzata molto gelosa. Vi faccio salutare la mamma. Mamma, saluta. Ciao. Sì, ma girati. Ci si vede solo il culo, se no. Sono molto innaffarata. E poi vi faccio salutare babbo. Dai, ho capito, sta male. Mi fa vedere un morto. Ciao. L'ho detto che non stavi bene, quindi ti fanno sempre tanti auguri, scusa. Grazie, ho tanto bisogno, Madonna. E la Leda? Leda, saluta. Fai ciao. Ciao. Lina. Va bene. Basta. Noi, io la do una mano a Pippo, se no davvero Curio fa tutto lui. È bella e cotta? E poi vi dirò che se sono morti perché ho fatto la pasta, altrimenti sono sempre vivi. Io non ho salato perché il prosciutto è salato, ma buono? Ok, dai, noi andiamo a mangiare. Tutti, che è buona? Hai visto? Ovvio, allora non ho avvelenato nessuno, via. Allora, abbiamo mangiato. Guarda, sto bollicino mi fa sempre più male. Abbiamo mangiato ed è venuta davvero molto buona. La pasta molto molto buona. Allora, visto che adesso mi babbo sta un po' meglio, praticamente ha preso una brutta broncopolmonite, quindi siamo molto più tranquille, siamo contente, mettiamola così, perché non si pensava peggio. Vieni Ugo. Allora, ora mi metto qui fuori a prendere il caffè e poi a fumare una sigaretta e poi vado a fare la doccia. Cioè, vedete, gioire di ogni attimo della vita. Cioè, mettersi qui fuori a prendere un caffè. Oh, one moment. Allora, mi si sta sfogliando le unghie tantissimo. Poi sto guardando un sacco di serie veramente fighissime e ho visto che c'è 25 commenti a quello che ho scritto. Forza ragazze, forza, vi vedo molto poco partecipi. In questi 4 minuti di visualizzazione nei miei video ci sono rimasta male, quindi non sta salendo più gli iscritti. Finalmente Camilla Milanese è venuta a noia. Allora, va bene, chi mi ama oramai da una vita e chi oramai è diventato, siamo diventate amiche, no? Ma per il resto della popolazione sana di mente, finalmente tutti hanno capito che Camilla è un'idiota, che ha preso un telefono un giorno così, si è messa a fare video, non dice niente, fa vedere soltanto una branca di cazzate. Quindi ragazze, questo momento doveva arrivare, dovevo prima o poi fare i conti con la realtà. Quindi io sono solo contenta di avere le mie ciche e cichi appassionati, quindi a noi ce ne può fregare di meno, però prima o poi questo giorno doveva venire. Allora, mi fa malissimo Baugigiovi. La mia mamma è stata la coppa a fare la spesa e ha portato a casa una cosa da broda, cioè da facessi il pisello se non aveva una sega, da facessi il pisello se avevi una sega. Innanzitutto una delicatezza, Nini, da bijou, da farsi una sega se avevi il pisello, che volgarità. E ha preso i biscotti al burro, quelli inglesi, non so, scozzesi, che oh mio Dio! E poi abbiamo aperto questi e abbiamo rischiato di morire. Mi stavo per bruciare. I crispy, crispy, anzi, i crispy al cocco. Oh, oh mamma, mi viene anche il doppio vento. Una favola. E niente, dai bimbozze. Mamma, mi faccio la doccia. Dopo la doccia mi do una sistemata al viso velocissima, guardo se faccio il get ready, nel senso che nel frattempo che faccio questo trucco straveloce vi faccio un get ready veloce rispondendo alle domande, e altrimenti comunque un video lo voglio girare nel frattempo, quindi niente, dai. Mi sa che questo vlog di fine settimana, poi se no viene troppo lungo come al solito, visto che vengono guardati solo 4 minuti, no, non voglio fare un video lungo 2 ore, quindi adesso vediamo, altrimenti vi faccio il vlog del venerdì sera e sabato mattina e poi c'è eccetera eccetera. Ugo vede
la una delle sue fidanzate, perché Ugo, dovete sapere che è un Don Giovanni di Sant'Andrea, se le pipate tutte quando erano un caldo. Questa se la voleva pipare, ma era troppo bassa. Piperebbe anche un flauto. No, a parte gli scherzi, ha dei seri problemi, perché nel senso, nel periodo in cui c'è le cagne in caldo non mangia, cioè la situazione è abbastanza precaria. E ancora non sono riuscita a mettere Instagram, altrimenti vi mettevo il mio primo piatto. No dai, sto scherzando. Specialmente quando stavamo da soli, da mangiare si faceva, però non sono mai stata una grande cuoca. Ragazzi, sti grisbi fanno paura. Cioè, per chi non li ha assaggiati, cioè, oh my god. Allora, per esempio, allora mi ci scappa a ridere questo ve lo devo dire per fare due risate, per di due alzate. Ora, ho notato che la gente sta facendo i video, svuoto la spesa della Lidl, di quelle, cioè, ragazze, ma vi prego, cioè, ma stiamo impazzendo. Cioè, a questo punto ci manca veramente che noi youtuber vi portiamo al bagno. Oh, guardate, sto andando a fare un bisogno, vi porto con me. Cioè, dai, ma non si può svuotare la spesa. Ma che senso ha svuotare la spesa e farmi vedere che hai comprato i cosini per spolverare in casa? Cioè, cioè, raga, a me mi dovete perdonare. Io sarò fuori dal mondo, ma a me queste cose, cioè, non mi garbano. Però ho notato, io ero molto fiera del mio canale, perché il nostro era il mio canale, scusatemi, non mi permetterò mai più di dire il mio canale, anche perché non l'avevo mai detto, nel nostro canale. Il nostro canale era un canale diverso dal solito, perché parlavo di un sacco di argomenti, invece ultimamente non sto parlando più di un cavolo. Quindi ho bisogno anche di voi e mi date un po' di spunti, perché all'inizio era tutta un'altra cosa. E poi comunque ora non ho più una cacchio di vita sociale, quindi qualsiasi cosa non mi viene nemmeno poi grandi ispirazioni, no? Perché va bene, dai, ho finito la sigaretta, mi vado a fare una doccia veloce, perché e poi voglio mettere insieme tutto il video. Non fumate perché vi fa male. Allora, tipo, sto usando il telefono da stamani e la batteria l'ho già smontata. Il bambino, porca miseria, l'avevo tappato e ora si rivede. Ora mi sono messa un po' da parte che non si veda che vlog, perché mi vergogno come una ladra. Niente, siamo in città, freddissimo, non è, mi sono comprata un paio di cover. E niente, ora vi faccio oioi. Allora, ho le lenti di lentiamo.com. Sono molto belle perché sono white queste. Queste sono quelli che vi avevo detto che ho preso su eBay a 1,20 euro. E sono molto belle, però hanno un problema, che mi stanno dando fastidio. Non so se è una questione di lente o che non ero io più abituata a tenerle. Fatto sta che mi danno noia. Però sono molto belle come quelle di... allora, io devo essere... Maiala quant'è enorme. Non c'ho neanche il correttore, anche se qua c'è Bottega Verde, potrei benissimo spiattellarci qualcosa. Io ho le Desio, me le regalò Paola, e io devo trovare per adesso delle lenti buone o migliori di quelle delle Desio. Queste sono bellissime, nel senso, ora ve le faccio vedere se riesco. Non si vede tantissimo la che è una lente, cioè sono fatte bene. Però queste costano anche 40 euro, 49,90, mentre le Desio prima costavano 50 euro, se non mi sbaglio. Adesso ho visto che costano 29,90. Quindi a me dispiace, lo sapete, io cerco di essere sempre sincera, ma non c'è storia, le Desio sono meglio anche per il prezzo. Questo è quello della Mulac, che non mi sta reggendo una pippa lippa oggi. Il rosso, non mi ricordo se questo è fetish o l'altro, comunque regge di più. Quindi me so comprata una cover tutta glitterata e poi me la so presa, aspettate, ve la faccio vedere. Questa che c'è il lomino, l'ho pagata 8,90 euro. È tipo tutta di gomma, però è carina, magari, cioè, a parte costano tantissimo. La gente mi guarda e io mi vergogno perché la gente mi guarda. Quindi dai, ci vediamo dopo. Eccolo il mio amore. Allora, ora si va in Piazza del Campo. In campo del piazza. E che c'è tipo le... A parte le, mi vergogno come una ladra, quindi non... C'è cioccolato, tanto cioccolato. C'è la cioccolata rosa.
rosa, bianca. Ora si fa un bel... C'ho ancora sto pollicino nella lingua. Cioè... Ma quanto mi è mancato il mio amore? Quanto? Tesimo! Io l'ho detto che eri andato via un paio di settimane, mi hanno detto come mai Lin non c'è. Perché è andato via un paio di settimane. Allora, vi faccio vedere... guardate quante bancarelle c'è, sono tutta cioccolata. Tutta cioccolata, cioè ma sto bambino... Cioè ma io sto andando in giro con un bambino in un momento. Non si vede, si vede tantissimo. Comunque dai bimbe, vi saluto perché mi vergogno troppo. E il mio uomo è l'uomo più bello del mondo. Sei un figo. Dai, mi un bacio. Dai. Sì, a questo punto facciamo un porto, non lo so. Hola. Ciao Laura. Allora, non vi si è fatto punti video perché naturalmente siamo stati in giro a fare le nostre cose. Perché poi mi vergogno un po' se sta a giro con la camera, dai. Niente, ora andiamo a casa, sono le 8:15, prendiamo il tram. Andiamo a cena a casa perché volevamo andare a cena fuori, ma il babbo non sta bene, la mia mamma è sola, quindi il bambino è sempre più grande. Quindi andiamo a cena a casa. E adesso prelevo per comprare le sigarette. E quindi niente, dai, penso di essere la prima youtuber che vi fa vedere un prelevamento. E niente, dai. Praticamente avevo già fatto il video del venerdì sera, invece niente, ve lo metto tutto insieme con questi due pezzi e festa finita, penso, no? Non credo che vi importi tanto, non si è detto né fatto grandi cose. Parte! Ehi! Oh! Un minuto, ok. E niente, stiamo prelevando i soldi per prendere... Ecco, l'ho sbagliato. Madonna, che faccia. Oddio. Che massimo? 4, 17, 12. Oddio. Vai. Quindi niente. 4, 17. Ho detto 4, il codice. 17, 12. 4, 17, 1, 7, 1, ho detto 2. Il codice della... Prele Camilla Milanesi. Che faccia? Via G della Valle numero 5. Dai. Comunque, e poi Sant'Andrea a Montecchio, questo non lo posso Siena, 53 si fa la 100